Sono Ari Gunter Leone e propongo, ecco, questi seminari di pulizia mentale da diversi anni, ecco, sono ormai 20 anni che lavoro attraverso questa tecnica e vedo ogni volta dei risultati straordinari. Quello che si è svolto qui al Mauna in questi giorni è uno dei tanti seminari, dei tanti appuntamenti di pulizia mentale. Se poi volete, ecco, scoprire le prossime date, è sufficiente che andate sul sito di www.ricercheevolutive.com e vedete il calendario, potete guardare, ecco, quando sono i prossimi appuntamenti. E quello che vi farò vedere adesso sono delle interviste fatte alle persone che hanno attraversato questo processo incredibile e meraviglioso che ha a che fare con le catene che legano al sistema familiare e al sistema sociale. Ed è meraviglioso vedere come questa tecnica di pulizia mentale, che è basata fondamentalmente su un'autoindagine e quindi uno scioglimento graduale di tutte le identificazioni che abbiamo con la mente, porti alla fine a scoprire che tutti i sistemi, compresi i sistemi familiari, si reggono in piedi su credenze, cioè sono credenze che creano valori, leggi all'interno del sistema, regole. E come sia difficile poi uscire o liberarsi, comunque prendere la propria strada, a discapito di queste leggi interne, perché la legge del sistema è spesso più forte della libertà dell'individuo. Perché la legge fondamentalmente, le regole interne di un sistema fondamentalmente sono quelle che hanno protetto il sistema stesso. E questo succede in tutti i campi, anche nel campo politico, la destra e la sinistra, quelli di destra non accetteranno mai le idee di sinistra, quelli di sinistra non accetteranno mai le idee di destra, anche qualora le idee fossero valide, perché accettare l'idea di un altro sistema vuol dire mettere in crisi il sistema di credenze del proprio sistema. Quindi il lavoro è stato molto profondo e molto importante e quello che vedrete, ecco, in queste interviste è il risultato finale di persone che si sono alla fine liberate, ecco, da questa gabbia, ecco, che è l'appartenenza, la paura di essere esclusi, il tradire il proprio sistema. Ecco, quindi vi lascio alle interviste e un invito a sperimentare sulla vostra pelle questa straordinaria tecnica e a provare, ecco, che cosa vuol dire purificare la mente. Grazie a tutti, ciao. Allora, che cosa ti porti a casa da queste 2 giornate? Che cosa... Sì, com'è andata? È andata benissimo, mi porto a casa tanta serenità, mi porto a casa la consapevolezza di aver capito che io non sono la mente e che non ne faccio parte. Quello che mi porto a casa è l'esperienza di tutto quanto quello che ho appreso, le persone che mi sono state accanto. Ed una metodologia molto valida per liberarsi di alcuni pregiudizi che si hanno su se stessi e anche sui propri cari. Mi porto a casa più chiarezza, chiarezza nel sentiero da prendere. Avrei realizzato che la vita è una cosa meravigliosa, dicendo liberamente quello che posso pensare senza essere giudicato, senza ci sia la rabbia, senza tutte queste cose dove crea la mente, posso dire che questo ho realizzato. Quello che mi porto a casa io da questa esperienza è sicuramente un metodo molto valido e serio per l'indagine, dei propri blocchi sistemici e, soprattutto di una rivalutazione di convinzioni che alla fine si, rivelano per menzogne. Cosa veramente profonda, dove veramente va a cambiare una parte della tua vita. Sì, mi porta a casa chiarezza. Appagante, bellissimo, bellissimo. Quindi che cosa ha significato lavorare sul sistema? Lavorare sul sistema ha significato capire che fondamentalmente ne fai parte, ma anche no. È stato un viaggio liberatorio, è come se mi si fosse aperta una porta luminosa, nella quale ho visto appunto
la direzione da prendere. Cioè, come se mi fossi tolta un sasso dalle spalle, un peso, ed era tutto più chiaro, era tutto più preciso davanti ai miei occhi. È un viaggio incredibile, un viaggio veramente incredibile. Sai, faccio fatica a tirarle fuori, però Certo. è da fare, non si può perdere. Hai realizzato delle cose importanti, immagino. Grandi comprensioni, tante comprensioni di fatti successi, di progetti futuri. Quindi un lavoro per me è veramente importante questo qui, un tassello che non può mancare. Quindi sì, è come se mi avessero aperto gli occhi, mi avessero tolto dagli occhi delle bende e avessi visto finalmente. Questa esperienza è stata un'esperienza diversa dalle altre, da tutte le altre che ho fatto. E devo dire, è stata una sorpresa un po', perché avendo anche già lavorato un po' con la pulizia mentale, non mi aspettavo, ecco, questi risultati, questo cambiamento, questa consapevolezza proprio, in realtà. È stata una bella sorpresa. Una maggiore consapevolezza di me stesso e delle possibilità che ho, che prima credevo di non avere. Ecco, questa è la cosa principale che mi porto dietro. E ho realizzato che stavo mettendo da parte la mia vita, i miei desideri più profondi, perché ero influenzata da fattori esterni. Sia sì, fattori esterni, ma molto vicino a me, quindi all'interno della mia famiglia, e stavo seguendo più che altro i loro desideri più che i miei, e per compiacere o per soddisfare delle aspettative che poi non erano i miei, e quindi adesso l'ho visto e sì, mi rimbocco le maniche e vado. Cosa ha significato lavorare sul sistema? Lavorare sul sistema ha significato comprendere come funziona il sistema, comprendere che siamo dentro un sogno e quindi proprio ti vedi uscire fuori da questo sogno, vedi quante cose fai attraverso queste credenze che sono delle grandi forze che ti attirano, ti spingono e ti fanno fare quello che vogliono loro, attraverso questo processo di identificazione. Mentre invece, dopo quanto capisci che è tutto un gioco, mi è scappata una grandissima risata Cioè, questo peso che mi sentivo all'inizio quando sono arrivato è sparito, è andato via proprio, si è dissolto insieme al problema, ecco. E è la prima volta che fai la pulizia No, mentale, la la seconda. seconda. Sì, anche la prima volta mi ha dato tantissimo. Mi ha permesso di essere qui ogni volta. Beh, la tecnica è molto semplice, intuitiva, può sembrare anche banale, però alla fin fine scava sempre i tuoi punti più critici e sconosciuti. No, ho avuto delle comprensioni profonde, cose che mi sono successe nella vita, adesso hanno tutto un significato e poi. Si lavora tanto, si va tanto nel profondo, ma è proprio quello che ci vuole per far tirar fuori proprio la verità, quello che abbiamo sepolto con vari strati di menzogne, di non verità non nostre. E quindi sì, ci permette di togliere questi strati e di far venire a galla quello che veramente è. La comprensione di conoscere già questo lavoro è come di aver tolto delle bende, è una cosa che abbiamo già dentro. È una tecnica molto valida, l'ho trovata molto valida, io avevo fatto già la prima pur non sapendo cosa fosse e siccome è la prima volta che l'ho fatto, ho lavorato sui cronici, è stato molto 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 importante e mi ha fatto sganciare da quello che in quel momento era il mio problema, anzi rettifico, non il mio problema, il problema della mia mente. Tecnica, quella che usare è veramente molto, molto forte, questo fatto che prima ti spieghi un po', poi dopo si va a lavorare con la diade,
è un modo veramente, veramente profondo di andare dentro tutte le tematiche. È una meditazione molto forte. Quando vedi il problema, quando lo senti, non ti rendi conto, però quando ce l'hai lì e dici, ah cavolo, è proprio così. Ed è quasi, come dice Ari, un'illuminazione poi. No? Allora, io sono venuta qui al Mauna a fare assistenza. Premetto che io sono già venuta a fare l'intensivo, sto frequentando il mandala dell'essere. Come se fosse stata una chiamata, è come se dovevo veramente mettermi al servizio del divino, diciamo proprio questa è stata la spinta, ed è una spinta che sento anche adesso, che mi commuovo, ecco. Non sono io che c'ho un problema, ma è la mia mente che c'ho un problema, e quindi bisogna soltanto prendere le dovute distanze dalla mente, non farsi troppo coinvolgere e convincersi che non sei tu quella mente. Il sistema è una cosa che ho trovato poi alla fine che è radicata dappertutto, no? Che sia appunto quello familiare, ma con tutto, cioè è tutto un sistema, no? In realtà di credenze, di cose così. È stata una bellissima scoperta proprio intanto riuscire a capire questo, no? Che tutto è sistema. E poterlo vedere e poter entrare nei meccanismi del sistema è stato affascinante. Perché poi sono venute fuori le dinamiche del perché noi abbiamo paura anche, no? di staccarci da questo sistema. Ecco, un'altra cosa che è stata proprio illuminante in questo, no? La paura di staccarmi dal sistema, cioè darmi un motivo per rimanere nel sistema, pur sapendo che il sistema non è quello che voglio, ecco. E questa è stata un'altra illuminazione, anche questa. Viviamo in una marea di credenze che ci limitano, ma che ci danno anche forza allo stesso tempo, che non sono per niente limitanti, ma che ci danno la forza per andare avanti nella vita. Ed è illuminante anche questo, cioè sappiamo che ci sono delle cose che ci legano al sistema, e però ci sono delle cose che sì, vogliono tutti, anche quelli del sistema, che però sono la felicità, sono la verità, ecco, e sono queste dovrebbero essere le basi del sistema. Il sistema è una cosa che non pensavo esistesse, ho sempre visto me stesso come individuo singolo. Invece qui mi sono reso conto che sono parte integrante della mia famiglia, quella presente e passata, e che comunque faccio parte di una famiglia più ampia di persone, che sono tutti quelli che incontro qui al Mauna. Quindi lavorare sul sistema è servito anche sì, a capire che se vuoi puoi guardarlo da lontano, puoi essere ecco, un osservatore imparziale del sistema e scegliere anche volendo di entrarci o osservarlo semplicemente. E questo è importante perché non sei obbligato a far parte di un sistema se non vuoi. L'importante è viverlo serenamente, ecco, senza il senso di colpa che non fai parte di un sistema. La pulizia mentale è un'esperienza che secondo me tutti dovrebbero fare, non c'è assolutamente nulla di cui aver paura. Mi porto a casa tanto amore e riconoscenza nei confronti di Ari e anche di tutti i partecipanti. Sei felice? Moltissimo, moltissimo. Oggi sono stata talmente tanto felice che l'ho detto in pubblico. Io sono una in genere abbastanza timida, però oggi ho detto che ero strafelice, che vi amavo tutti alla follia. Dura ancora?
Sei ancora felice? Sì, sono ancora felice, sì. E vai. Sono ancora felicissima. Grazie davvero. Grazie davvero a tutti. Grazie. Ho sentito un sacco di energie vibranti nel corpo, ma anche nel cuore. Ho sentito proprio un andamento che si modificava nell'arco della giornata proprio, e quindi è comunque essere immersi in un'energia d'amore trasformativa. Mi porto a casa me, mi porto a casa il divino che c'è in me, porto a casa che io sono amore. E allora mi porto a casa una pienezza d'amore incredibile. Nel momento in cui ho capito che non ero la mente, ho provato un senso di gioia, di amore, di tranquillità, di serenità, di innamoramento. Voglio essere me stesso, voglio la verità.